Sei venuto a prendere le coccole. Ma forse ci stai dicendo che dobbiamo andare in salotto? Mojo, c'è qualcosa in salotto? Mattis, Smarty, io direi di andare a vedere. Ma che cosa c'è qui? Bimbe, guardate un po'. Che cosa c'era in quel piattino? Mattis, Smarty, cosa abbiamo messo ieri sera? Cocchi. I biscotti! E adesso non ci sono più? Sì, Mojo, lo so che sei entusiasta. E nella tazza invece? Ma invece è vuota! Mojo! Ma come sei contento oggi? Ma mi sa che qualcuno ha mangiato i biscotti e bevuto il latte. Secondo te chi è stato, Smarty? Mati? Dici che è passato Babbo Natale? E si è mangiato i biscotti e bevuto tutto il latte insieme alle sue renne. Smarty, amore, hai visto? Sono finiti tutti i biscotti, ci sono solo le bricioline. Ma quindi se è passato Babbo Natale, forse ci sono dei regali? Vediamo un po' sotto l'albero. Bimbe, guardate, ci sono dei pacchetti giganteschi e anche due più piccolini. Ok. Mati, ho visto quanti regali, sono giganteschi e sono davvero tanti. Ma guardate un po', Mojo, è super interessato a quello, secondo me. Vuole proprio aprirlo. E voi volete aprire i vostri regali? Apri, Smarty? apri. Sì. Adesso apriamo i regali, amore. Che bello! Ma sapete che voi avete anche un'altra sorellina, giusto? Bubi. Bluebell, che adesso sta facendo la nanna, ma la portiamo qui anche lei, così apre i regali con noi, perché secondo me Babbo Natale ha portato qualcosina anche a lei. Che dite? Bluebee, amore, ti mettiamo qui, ecco, così ci fai compagnia. Ma come stai bene in tutto questo pelo? E adesso direi di iniziare ad aprire i regali. Apri, Apriamo, Mati? apri, apri. Quale vuoi aprire per primo? Ma. Questo? Bellissimo! E tu, Smarty, sei d'accordo? Vuoi aprire quel pacchetto insieme a Mati? Perché, Mati, sai che questo mi sa che Babbo Natale l'ha portato per te e Smarty insieme. Ma tena. Eh sì, e qui ci sono questi due pacchettini che potete aprire da soli perché sono più piccini. Vediamo questo a te, Mati. Ecco, e quest'altro a Martina. Tieni, Smarty. Aprite questi, poi potete passare al pacco più grande. Smarty, amore, ti aiuto? Ti aiuto, eh? Dai, vediamo un po'. Apriamo questo pacchettino e scopriamo un po' che cosa contiene. Smarty, ma che cosa vedi? Ma io vedo delle cose bellissime. Guarda un po' cosa c'è dentro. Stupendo, hai visto una cosa bellissima secondo me. Vediamo un po'. Ma questo è un principe? Pinky? Matti, tu non hai ancora aperto il tuo. Forza, forza, apri anche il tuo. Smarty, vai avanti a scartare da sola adesso? Che aiuto un pochino Matti. Matte. Matti, non sai togliere il nastro? No, Matte Bobo. Ah, neanche Bubu. Allora ti aiuta un pochino mamma. Oh, ma senti, senti. Ma che bel suono fa il tuo regalo, Mati. Apriamo, apriamo. Wow, ma che cosa vedo? C'è qualcosa di rosa? Dipendi, Wow, ma che cosa sarà, Mati?
Bellissimo, vero amore? Secondo me è il pezzo di qualcosa, eh? Apriteli insieme perché secondo me sono per entrambe. Allora, togliamo tutta la carta. Oh, guarda, princi. Ci sono le princi, Mati. Ah? Smart, hai visto le princi? Sì. Vediamo un po' cosa avete trovato. Allora, questa principessa bellissima con il vestito rosa, questo pezzo con il cuore, quest'altra principessa tolla azzurra, bravissima, e poi qui c'è anche un principe. Oh, principe. E qua ci sono questi altri due pezzi, un cuore e quest'altro che sembra un po' un ciuccio e ha un campanello. Ma che cosa saranno, bimbe? Oh, princi. Sono delle princi, sì, c'è anche il principe, ma io direi che è il caso di aprire quel pacchetto lì, sapete? Eccolo qui! Ma quanto è gigante, bimbe! Grosso, grosso! È molto grande, vero? E c'è anche questo super fiocco. Lo apriamo, siete pronte? Apri, apri. Bravissima, Smarty, adesso lo apriamo. Mati, pronta? Ah. Allora, per prima cosa togliamo questo fiocco. E adesso distruggiamo la carta, forza! Vai, Smarty! Apri, apri. Vediamo un po'. Ma che cosa vedo? Bimbe, guardate un po' che bello. Rosa, rosa. C'è qualcosa di rosa, Mati, il tuo colore preferito. Marti, hai visto? Wow. Dobbiamo togliere la carta anche di lì, eh? Forza, forza. Vai, Mati, tira. Tira, tira. Bravissima! Togliamo tutta la carta! Bimbe, ma questo è un super regalo che vi ha fatto Babbo Natale, vero? Sì! Che cos'è, Mati? Lo riconosci? Smarty, che cos'è? Princi! Dici che è un castello delle princi? Sì! Allora, vediamo un po'. Mi sembra che ci siano tre pezzi. Mati, Mati. Mati, adesso lo montiamo e non preoccuparti. Allora, questo è il primo. Perfetto. Ed ora mettiamo anche l'altro dall'altra parte. Oh, bello. Bello. Hai visto, Smarty, il castello delle principesse? Pinci, pinci. Siete contente? Siete state brave se Babbo Natale vi ha portato un regalo così grande quest'anno, eh? Allora, vediamo un po' come funziona. Queste due parti laterali si aprono e si chiudono. E poi, Mati, questi pezzi che hai trovato tu prima, penso proprio che vadano sul tetto. Adesso li mettiamo, che dici? Metti, metti. Dai, vediamo. Allora, questo che suona, direi che può stare qui. Si incastra proprio alla perfezione ed è una campana. Poi c'è quest'altro azzurro che direi che va qui dalla parte di Smarty. Hai visto, amore? E quest'ultimo va qui in mezzo. E poi qui ci sono i personaggi del castello che avete trovato prima. Vero, Smarty, che li hai aperti tu? Sì. Tina. Tina li ha aperti. Smarty, vero, Mati? Sì, Tina. Sai, Mati, che cosa succede se premiamo qua sopra? Smarty, tu lo sai? Vediamo un po'. Bellissimo! Si illumina la scarpetta! E invece cosa succede se il principe sale dalle scale e si mette qui? Ma Rapunzel si è sciolta la treccia per aiutarlo a salire sulla torre? E proviamo a mettere una princi lì dentro. Ma mi volete dire che... Eccola, al balcone! E poi la principessa e il principe possono anche danzare qui sotto.
Allora, avete visto che bello? E potete giocarci insieme, che è la cosa più bella di tutte, vero? Babbo Natale ha proprio scelto un bellissimo gioco da portarvi. È proprio Matte e Tena. Bravissima, amore. Quindi adesso giocate insieme, tranquille, senza litigare. E Princi? Eh sì, con le Princi. Oh, e Attello. Nel castello. Pony. Ah, Smart, volevi mettere i pony nel castello? Pony. Non so se sia una buona idea. No, pony. Princi Attello. No, pony. Non può mettere pony nel castello? No, pony, no, bubu. Ah, tu non metti bubu nel castello? No, dai, pony. Dai, Mati, lasciaglielo un attimo, va bene? Poi lo toglie subito e tornate a giocare. No, dai. Mati, fai la brava bimba e mi raccomando, non iniziate già a litigare, che è un bellissimo gioco, ci sono un sacco di cose che potete fare, potete anche inventare le storie e se lei vuole metterci i pony per un attimino può farlo, vero Smarty? Però guarda che pony qua dentro, è un po' ingombrante, guarda, non ci sta molto bene. Oh, sì, pony. Ti piace lì, amore? Sì. Va bene. E Bubu? E dai, ma ti metti anche tu Bubu allora. Ma dai. Dai, mettiamo anche Bubu. Vediamo un po' come stanno in questo castello. Ma che carini! Stanno benissimo, bimbe! Oh, ma guardate chi è sbucato lì dietro. Ciao, Mojo! Anche a te piace questo castello? Eh sì, sei entusiasta anche tu? Secondo me anche Mojo vuole giocare con voi, sapete? Ma guarda, è toccante. Hai ragione, Mati, lì c'è un altro pacchetto gigante dietro Mojo. Quanto è grande! Per Mati? Dici che è per Mati? Per Mati. O è per Smarty? Ma sapete che secondo me quel pacco gigante è per la vostra sorellina. Eh sì, è perché Babbo Natale ha già portato questo a te e Martina, vero Mati? A te apri? Vuoi che lo apriamo lo stesso insieme? Tutti insieme? Lubina, hai sentito? C'è un regalo anche per te, amore, anche se sei addormentata. È quasi più grande e più pesante di me. Bimbe, lo apriamo? Dai, vediamo subito che cosa c'è dentro. Dai, Mati, aiutami anche tu. Smarty? Ah, tu sei troppo impegnata a giocare col castello? Va bene, amore. Dai, Mati, apriamo subito. Guarda, amore. Ma è una sdraietta! Una sdraietta rosa per la piccola Bluebell. Chissà come le piacerà stare lì dentro. Tu che dici, Mati? È per Mati. No, non è per Mati. Questa è per bimbi piccoli piccoli. Mati è già più grande. Bluebi, amore, Babbo Natale ti ha portato una cosa bellissima. Ti piacerà tantissimo la tua nuova sdraietta rosa. Io ne sono sicura. Amore, cosa c'è? No, tranquilla, ma forse hai fame? Cucciola, hai fame? Ora di mangiare la pappa? Ma... Mati, arrivo. Volevi farmi vedere che state giocando insieme? Te. Bravissime, bimbe! Chissà quante storie che state inventando. Adesso mamma va a dare la pappa a Bluebell, va bene? Perché è molto affamata. Vieni, cucciolina. Andiamo a bere il latte, che so che sei tanto affamata. Eccoci qui, cucciolina, pronta per il tuo latte. Bluebell, bravissimo amore. Che buono questo latte. Brava.
Bevilo tutto, amore. Ma? Mati! Due smarti giocate da brave, tranquille, che siete davvero due bimbe bravissime. È vero, Bluebee? Hai due sorelline davvero bravissime. Amore.